Amiche ed amici di Telegram, buona serata, armato di cappellino perché piove, ma sono dovuto venire a fare passi, come giusto che sia, perché ero soltanto a 6.000, che me ne servono ancora altri 6.000. Sono qui in questa Lucca, così, oggi lo vedete, piove, non c'è nessuno, e questa visione di una Lucca vuota mi ha ricordato un argomento che stasera affronterò, in tutta la sua tragicità, che si è trasformata anche in ridicolo, e cioè... Quando la Lucca era vuota, quando l'Italia era vuota e quando il mondo era vuoto, per metterci alla prova e per vedere fino a che punto eravamo disponibili a rinunciare ai nostri diritti, ti guardavano sé, ma a me hanno ordinato di fare così. Anche ad Eichmann avevano ordinato di fare quello che aveva fatto. Anche a Goebbels, no, Goebbels non ci è arrivato, si è ammazzato prima. Anche a quelli che sono andati a Norimberga e poi sono stati appiccati davanti a tutti, avevano ordinato di fare così, gliel'aveva ordinato Hitler. Vorrei che tutti si prendessero le proprie responsabilità davanti a tutto questo, perché se c'è una cosa che io farò sempre, finché io avrò la forza, finché io avrò veramente l'ardore che sapete che c'ho tanto in corpo, sarà quella di mantenervi viva la memoria. Viva la memoria di tutto quello che questi figli di grandissima Troia, città dell'Asia Minore ma anche no, hanno fatto al popolo italiano, a tutti i popoli del mondo. Ma noi non c'è niente da fare, abbiamo resistito con l'inganno, qualcuno ci ha messo la faccia, qualcuno ci ha messo il coraggio. Quello che tutti ci dobbiamo mettere è la memoria. Io voglio che tutti ci mettiamo la memoria, e perché noi eravamo degli assassini. E ricordatevelo sempre bene, noi eravamo dalla parte del torto, perché gli assassini eravamo noi, e ci davano degli assassini e ci dicevano che eravamo degli assassini e saremmo dovuti morire. Eccoci qua. Ciao ragazzi.